anni alla fine del mandato e l'azione della giunta regionale e della maggioranza che la sostiene sarà improntata ai contenuti del nuovo programma regionale di sviluppo che è stato presentato, emendato in alcuni punti e approvato. È l'atto fondamentale della legislatura, dice a Telegranducato il presidente Mazzeo. Insieme c'è anche il nuovo documento di economia e finanza regionale che naturalmente è integrato e complementare al PRS. Al di là dei numeri, questa è una questione inevitabilmente molto politica e gli schieramenti si contrappongono. In queste ultime sedute, prima della pausa di agosto, ci sono tanti atti che passano all'esame dei consiglieri e ci sono nuove importanti leggi regionali come quella per prevenire i rischi dei lavoratori sottoposti a condizioni di caldo estremo, una legge pilota in Italia. E poi c'è la legge sui tartufi per la loro ricerca, la raccolta, la valorizzazione, tema non di nicchia visto che la Toscana è una delle regioni dove l'economia del tartufo è tutt'altro che marginale in alcuni territori. La discussione prima del voto sulla legge è piuttosto agitata. Ci piace anche evidenziare il contributo notevole di circa 500.000 che il Consiglio regionale mette a disposizione per valorizzare la lettura nella nostra regione. Sono molti i progetti già presentati che ora troveranno le risorse per essere realizzati. Oltre al dibattito e alle decisioni dei consiglieri in aula, come facciamo sempre, vedremo alcune delle iniziative che qui a Palazzo del Pegaso hanno trovato adeguata visibilità. Non risolverà certo tutti i problemi, ma la nuova legge regionale che vuole tutelare i lavoratori esposti a condizioni di lavoro estreme è comunque un segnale in un contesto completamente diverso dal passato, dove spesso situazioni che sono già difficili diventano impossibili per il caldo e lo stress termico che ne deriva. A rischio appaiono soprattutto i lavoratori dell'edilizia e dell'agricoltura e dei settori ad esse collegati, come può essere quello dell'estrazione e della lavorazione del marmo. Giovedì a Pietrasanta c'è stato un morto e il Consiglio si ferma per ricordarlo. E anche se la causa in questo caso sembra un'altra, un cedimento strutturale, l'allarme è amplificato dalle condizioni meteorologiche in cui operano molti lavoratori. Primo firmatario della legge è Andrea Vannucci. Sì, l'abbiamo visto anche nella nostra regione con episodi drammatici. E lo abbiamo visto nel resto d'Italia, soprattutto nelle regioni del centro-sud e nelle isole. Una canicola che ormai non è più un'emergenza, è una costante, perché sono già diverse estati in cui per periodi più o meno lunghi le temperature raggiungono vette altissime, e questo ha un impatto sulla salute di chi lavora, soprattutto di chi lavora in determinate condizioni. Al voto sono tutti d'accordo i consiglieri. La legge stabilisce tutele più ampie per i lavoratori sottoposti a particolare stress termico in uno scenario in cui si stanno moltiplicando le ondate di calore. Punta ad agire soprattutto sulla prevenzione del rischio e così modifica e aggiunge garanzie alla legge regionale del 2019 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Credo che ribadire con una legge una questione di questo genere possa essere assolutamente utile. In fin dei conti esistono, per esempio a Dubai, esistono degli orari di lavoro che sono notturni, quindi è giusto che anche noi teniamo conto di questi sbalzi di temperature che magari fino a qualche anno fa non ne venivano nemmeno prese in considerazione. Si dice non ci sono le mezze stagioni, in realtà mi sembra che ci sono soltanto brevi stagioni intense, sia estive che invernali. Nonostante il sì convinto, però, i 5 Stelle dicono anche che si aspettavano un provvedimento immediato da parte della Giunta a fronte di queste condizioni estreme vissute soprattutto negli scorsi giorni. Doveva intervenire secondo noi con un'ordinanza che in condizioni particolari di stress termico, soprattutto per chi lavora all'esterno e non ha possibilità di ripararsi, nelle ore centrali della giornata doveva essere previsto la possibilità di uno stop e anche della cassa integrazione. Agendo in questo modo, con una proposta di legge che sicuramente è positiva ma non risolve nell'immediato il problema, non si va al nocciolo del problema, che fondamentalmente è quello che attualmente fino ad agosto molti lavoratori saranno sottoposti a condizioni estreme e non saranno tutelati. Tutela che è innanzitutto a carico del datore di lavoro, ma in cui il soggetto pubblico deve fare la sua parte. Thank you.
Il programma regionale di sviluppo segnerà l'azione di governo della regione per quest'ultimo biennio della legislatura e subito il presidente della prima commissione spiega perché, nonostante si riferisca al quinquennio 2021-2025, viene esaminato soltanto adesso. Il programma regionale di sviluppo indubbiamente sconta la particolarità di questa legislatura, che è nata nell'autunno del 2020, quindi in piena crisi pandemica, e che quindi per tutta la sua prima parte ha avuto gli effetti della pandemia anche sull'azione di governo, cosa che è avvenuta non soltanto per la regione toscana ma per tutti i livelli di governo del nostro paese e anche a livello internazionale. È chiaro che l'azione di governo poteva essere impostata in maniera più puntuale e lucida nel momento in cui dalla fase di pandemia il nostro territorio ha cominciato ad uscire. Devo però considerare che l'azione di governo che fino ad oggi si è svolta è stata un'azione largamente impostata già in questa prima metà di legislatura i contenuti del programma regionale di sviluppo, che adesso diventa il riferimento fondamentale per calibrare la seconda fase di questa legislatura. Non è un caso che i progetti su cui si articola il programma regionale di sviluppo sono quelli che sono contenuti anche nel documento di economia e finanza regionale, che di anno in anno viene approvato e aggiornato e sul quale si è consolidata in questi anni l'azione di governo della regione toscana. Poche ore prima della discussione in aula, le opposizioni di centrodestra presentano ai giornalisti 200 loro emendamenti, preannunciando battaglia in aula e parlando di una propria visione alternativa. La visione è quella che noi abbiamo, una visione di Toscana diversa, e proprio per questo, perché abbiamo una visione di Toscana diversa, i gruppi di centrodestra incontreranno i parlamentari di centrodestra insieme ai sindaci che amministrano i comuni di centrodestra, sia sopra i 15.000 e sotto i 15.000 abitanti, per lavorare insieme a loro non al programma per le prossime elezioni amministrative, cioè le elezioni regionali, ma per lanciare la Toscana 2025. Il governo di centrodestra, partiamo da quello che i nostri sindaci hanno fatto e che stanno facendo, partiamo dal buon lavoro delle amministrazioni di centrodestra, consapevoli del lavoro che il centrodestra ha fatto in Consiglio regionale in questi 2 anni e mezzo e consapevoli che esiste una possibilità di vincere le prossime elezioni regionali. Ma cosa c'è nel nuovo programma regionale di sviluppo? Sono 15 gli obiettivi strategici, 29 i progetti che vengono indicati, suddivisi in 7 aree, si va dal digitale alla semplificazione, dalle infrastrutture alla transizione ecologica, dalla mobilità sostenibile all'inclusione sociale, dalla ricerca alla cultura. Per la prima volta nel PRS entrano gli enti strumentali e gli organismi in house della regione e viene esplicitato il concetto di Toscana diffusa. Per la costa si punta a creare una conferenza per il mare, secondo il piano dello sviluppo della costa toscana approvato nella scorsa legislatura. Il totale delle risorse ammonta a 9 miliardi e mezzo esclusi fondo sanitario e spese di funzionamento. Il 41% circa è dedicato agli investimenti, percentuale comunque maggiore rispetto al passato. Il programma si lega necessariamente al documento di economia e finanza regionale che viene discusso e approvato nella stessa seduta. Cominciamo allora dalla valutazione politica che ne fa la maggioranza. È uno strumento che servirà per superare le criticità che sono state lasciate dalla pandemia e che sono state prodotte anche dalla guerra in termini di caro energia, in termini di inflazione, difficoltà con le quali si stanno confrontando ogni giorno le famiglie e anche le imprese. Ma sarà anche uno strumento che potrà contare per la prima volta dopo anni su delle importanti novità, vale a dire la possibilità di utilizzo delle risorse del PNRR e la possibilità di utilizzo dei fondi strutturali europei, quelli tradizionali, quelli del settennato 21-27, che però sono circa 1 miliardo in più della scorsa programmazione. Una particolare attenzione da questo punto di vista non l'abbiamo voluta rivolgere alle aree interne e alla costa, perché questo piano regionale di sviluppo ci deve servire anche per superare quei gap che sono un po' storici per quanto riguarda la regione, vale a dire la possibilità di riallineare quelle che sono
le condizioni della Toscana metropolitana e la Toscana più dinamica con quella delle aree interne della costa, che hanno delle importanti risorse che vanno aiutate ad essere valorizzate. Concetti questi ultimi sottolineati anche dal capogruppo di Italia Viva. Un sostegno forte di Italia Viva a un documento di programmazione regionale più importante, una nostra battaglia vinta, quella di fare in modo che nelle aree rurali possono arrivare gran parte dei prossimi finanziamenti comunitari, ripartire in maniera equa in tutta la Toscana le risorse comunitarie, che sono quelle che poi determineranno linee di sviluppo, per noi è un elemento importante, un piano regionale di sviluppo che investe sulle infrastrutture, che conferma la centralità dell'aeroporto di Firenze, interventi importanti sulla Tirrenica, sulle arterie di miglioramento infrastrutturale, un piano regionale di sviluppo che punta sul lavoro, punta sull'economia diffusa, che fa delle aree interne anche un elemento importante di novità assoluta dentro il quadro della programmazione, e soprattutto i nostri emendamenti che sono stati approvati ne fanno parte in maniera integrante, da ripartizione equa delle risorse comunitarie rispetto a quelle del PNRR, ma allo stesso modo la possibilità di fare finanziare interventi per esempio per la sanità privata affiancando quella pubblica con interventi di miglioramento degli elementi informatici e non solo tecnologici delle strutture, e miglioramenti rispetto alla proposta ai servizi e alle esigenze che i cittadini chiedono rispetto ai servizi sanitari e sociali. Dicevamo della pioggia di emendamenti che sono arrivati dai gruppi del centrodestra, molto critici rispetto ai tempi di questo PRS e anche ai suoi contenuti, eppure alcuni emendamenti, lo sentiremo, vengono accolti. Il voto e l'opinione generale restano negativi. Un atto che doveva arrivare nei primi 6 mesi di legislatura. Il ritardo ci poteva far pensare che all'interno vi fossero tanti punti strategici per i toscani, purtroppo così non è. Siamo stati costretti alla presentazione di più di 100 emendamenti che spaziano principalmente dal tema della sanità, su cui leggiamo all'incirca una cinquantina di righe, una pagina soltanto per quanto riguarda un tema che occupa l'80% del bilancio della regione toscana. Parliamo di ambiente, perché noi, lo ripetiamo, siamo favorevoli a termovalorizzatori, siamo favorevoli all'aiuto di tutti quei distretti produttivi e industriali che stanno in Toscana, che oggi hanno dei grossi problemi per il smaltimento dei rifiuti. Siamo favorevoli a un metodo e un approccio diverso per quanto riguarda le infrastrutture. Abbiamo chiaramente anche oggi detto no al pedaggio della Fipili con un emendamento che è stato bocciato dal Partito Democratico. Abbiamo detto che non siamo favorevoli a Toscana Strade. Abbiamo presentato un progetto a cui tenevo e tenevamo particolarmente, che è quello che ha accordato il sindaco di Livorno, il sindaco di Pisa e il sindaco di Lucca sull'area metropolitana costiera. Ci è stato risposto che le infrastrutture non stanno all'interno del piano regionale di sviluppo. Non ci sono state asprezze tuttavia nel dibattito, che pure è durato diverse ore. Il clima è stato positivo. Credo negli ultimi 3 giorni si siano confrontate in aula sul piano regionale di sviluppo 2 visioni di Toscana competitive e alternative. Questo mi fa piacere. Non c'è stata una discussione sterile, non è stata una discussione mai sopra le righe, mai alzando i toni, mai offensiva, mai sgradevole. Centrodestra e centrosinistra hanno mostrato 2 visioni differenti di Regione Toscana e si sono confrontate tra loro. Personalmente posso parlare dei miei. Io ho avuto, mi è stato approvato l'emendamento che introduce l'impatto generazionale, che per me è un tema importantissimo, ovvero che in maniera graduale, a partire da oggi, la Regione Toscana, ogni volta che emanerà una legge o prenderà un provvedimento, dovrà considerare che impatto può avere questo provvedimento, questa legge, sulle future generazioni. Cioè, quando si va a fare una legge oggi, saremo costretti a prendere anche in considerazione, a valutare l'impatto che questa legge avrà in futuro su chi oggi è poco più di un adolescente. E questo significa pensare al futuro, oltre ad aver inserito nel PRS, per quanto mi riguarda, il no assoluto alla produzione di cibo sintetico in Toscana. Poi so che altri colleghi ne hanno avuti diversi approvati, quindi è stato sicuramente un bel dibattito. Anche il Movimento 5 Stelle ha presentato alcuni emendamenti, alimentando così il dibattito su questo PRS. Fa capire ciò che noi sosteniamo da tempo sul Presidente Gianni e sulla sua giunta, cioè che si naviga a vista,
che le iniziative dal punto di vista delle delibere ma anche delle leggi e degli stanziamenti di bilancio sono fatti sulla contingenza del momento, sull'emergenza, quindi nessuna pianificazione, nessun progetto di più ampio respiro e addirittura siamo al paradosso che quella che dovrebbe essere un atto di modifica del PRS, cioè il DEF, o quello che perlomeno lo dovrebbe declinare o modificare, si ritrova a essere discusso nella stessa seduta di aula. E la cosa ancora più grave è che all'interno di questi documenti troviamo, con l'esclusione degli indicatori che per la prima volta appaiono in questi documenti e che da molto tempo chiediamo, l'unica differenza, dicevo, è soltanto nel fatto che vengono spostati al futuro il raggiungimento di obiettivi di cui noi sentiamo parlare dal 2015. E che tutte le responsabilità della mancata attuazione di tutto ciò che riguarda la coesione sociale, la Toscana diffusa, una sanità che sia davvero sul territorio, una lotta alla povertà, alle diseguaglianze, tutti questi obiettivi che dovevano già essere raggiunti a fine del 2020 sono stati spostati nel futuro. Infine la valutazione, che è ancora critica, del gruppo misto. Quello che riportiamo è un giudizio negativo, ma un giudizio negativo però con alcune distinzioni. Anzitutto credo che non sia ammissibile discutere di un documento che è atteso ormai da 2 anni e mezzo in totale assenza della giunta regionale. Noi parliamo del documento principe che dovrebbe caratterizzare l'azione amministrativa, a maggior ragione in un momento in cui la Toscana in una fase di post pandemia dovrebbe vivere con, diciamo, slancio anche quelle che sono le sfide del futuro. Il nodo vero è la questione della crescita. Questa è una regione che ha visto un calo della manifattura, una regione che viene drogata da una voce importante del PIL che è il turismo, ma che porta con sé anche tante criticità, dalla sostenibilità a un'occupazione che comunque, come dire, non ha ancora oggi purtroppo una qualità e una qualifica che rendano anche il settore turistico professionalizzato in qualche maniera. E qui si sconta anche, dal mio punto di vista, una non perfetta, diciamo, spesa sui fondi europei che riguardano la programmazione, soprattutto sulle politiche attive e sull'occupazione. Quindi molto c'è da fare. E tanto non c'è stato assolutamente detto. All'indomani della seduta la consigliera Tozzi ha annunciato il suo passaggio al gruppo di Fratelli d'Italia. A conclusione del dibattito interviene il presidente del Consiglio regionale, che poi ascolteremo in una più ampia intervista su Telegram Ducato in programma in questi giorni. Questo è uno strumento che, insieme al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ci dà la speranza che la Toscana possa crescere. Noi non vogliamo che la Toscana sia solo una terra in cui si viva di rendita, ma una terra che permetta alle imprese, quelle più giovani, di poter crescere e competere nei mercati internazionali, a quelle più solide di costruire nuovo lavoro e nuova occupazione. Che questo lavoro sia un lavoro, come ho detto prima, sicuro, un lavoro degno, un lavoro che richiede anche, e questa è una norma nazionale, speriamo possa essere presto sostenuta anche da questo governo, di avere un salario minimo garantito. E infine la sanità. È evidente che senza maggiori trasferimenti da parte dello Stato si rischia di non poter offrire ai cittadini quello che i cittadini vogliono, una sanità di prossimità, una sanità più veloce. E poi parla il presidente della Giunta, che insiste sul concetto di Toscana diffusa e approfondisce in particolare il tema delle infrastrutture e quello dei servizi. È stato un piano regionale di sviluppo in cui si mette la parola chiara sulla costituzione di Toscana Strade, ovvero su quella società di gestione che sarà dedita con professionalità, competenze, al potenziamento della FIPILI attraverso la creazione di corsie d'emergenza e di, dove possibile, la terza corsia. E sarà il piano regionale di sviluppo che avvalora una serie di servizi come gli asili nido gratis, che perseguiremo, il reddito di cittadinanza per le donne vittime di violenza, il bonus cultura, il sostegno alle politiche verso i fragili e le disabilità, così come verso i giovani, anche nella loro pratica sportiva, penso appunto a coloro che frequenteranno le scuole di avviamento alle singole discipline sportive. Ma è il piano regionale di sviluppo del grande sostegno alle imprese. 530 milioni ricavati dai fondi europei, il doppio dell'altro settennato, perché varranno dal 2021 al 2027, e supporteranno un'economia toscana particolarmente vitale. Il tutto all'insegna di una sostenibilità ambientale. Il Consiglio a maggioranza ha approvato anche il rendiconto generale per il 2022.
Prima del dibattito e del voto sul PRS, il Consiglio si era dilungato sulla nuova legge regionale per i tartufi. Detta le regole per la ricerca, la coltivazione, viene votata a maggioranza contraria a Italia Viva. Astenuti i consiglieri di Lega e Fratelli d'Italia, non hanno partecipato i consiglieri di 5 Stelle. La legge definisce i luoghi per la raccolta e il nuovo calendario adeguato ai cambiamenti climatici in atto. Introduce poi un percorso formativo con tanto di esame finale per l'idoneità alla ricerca. Anche i cani da tartufo avranno regole nuove e aree attrezzate per l'addestramento. Il punto di caduta credo sia un punto che non ha snaturato, ma che ha cercato di valorizzare e di dare in qualche modo una giusta risposta a tutti coloro che per un motivo o per un altro hanno la volontà di cercare questo prezioso prodotto. Alla fine la discussione e l'ordine del giorno collegati sono stati firmati anche da Fratelli d'Italia e dalla Lega, e di questo insomma li ringrazio. Vorrei fare un grande ringraziamento anche agli uffici, sia al legislativo della Giunta che del Consiglio regionale, perché il lavoro che ci ha portato a questo testo definitivo è stato un lavoro molto lungo, complesso. La polemica in effetti arriva dall'interno stesso della maggioranza, la innesca il capogruppo di Italia Viva. Ho votato convintamente contro perché a mio avviso il tartufo è un prodotto straordinario del territorio toscano, è una peculiarità unica del nostro territorio, è una sorta di oro, e lasciare libera la raccolta e la fruizione senza una peculiarità, senza la coltivazione, senza il fatto che l'impresa e il lavoro possano trarne un vantaggio ovviamente collettivo, ma ovviamente a favore del lavoro, dell'impresa, delle opportunità che tanti giovani stanno facendo e vivendo nel territorio toscano, a mio avviso è un grave errore. Il Partito Democratico si è assunto una responsabilità pesantissima. Immediata la replica dei consiglieri del Partito Democratico. La questione riscalda gli animi. Il nostro obiettivo è stato quello di mantenere, di raggiungere un equilibrio e un punto di condivisione fra i vari interessi e le varie tradizioni che nei territori agiscono, fra coloro che giustamente pagando un tesserino alla regione toscana, e sono migliaia, hanno diritto ad avere un territorio dove esercitare la propria attività e la propria passione, con il lavoro prezioso che fanno le associazioni dei tartufai sul versante della manutenzione e della preservazione di un territorio, così come legittimamente operano anche le imprese che gestiscono le tartufaie controllate. C'è un voto unanime invece sulla quinta variazione di bilancio del Consiglio regionale, assegna 500.000 euro per finanziare i progetti di promozione della lettura e 200.000 euro andranno ad integrare le risorse per interventi necessari in Alto Mugello dopo le frane di metà maggio. Tantissimi gli eventi presentati qui a Palazzo del Pegaso, come Convivere Carrara Festival dal 7 al 10 settembre, dedicato stavolta al tema dell'umanità, e poi Medioevo nel borgo di Rocca Federighi nel comune di Roccastrada nel secondo weekend di agosto. Dal 12 al 15 agosto c'è l'84esima edizione di Bruscello Poliziano. Una targa è stata assegnata all'associazione Cavallino di Monterufoli e Asino Amiatino, e qui ha avuto risalto anche l'edizione 2023 della rivista Enjoy Elba, e racconta l'arcipelago toscano svelando negli angoli più nascosti, sfogliando libri e archivi, valorizzando tutte le caratteristiche, ma sono solo alcune delle iniziative. Qui a Firenze, proprio in quest'ultimo venerdì, è stato consegnato il gonfalone d'argento a Paolo Ferragine e Giovanni Manzini, i due professori dell'Università di Pisa, vincitori del più prestigioso premio per l'informatica al mondo dopo il premio Turing. Motivo? Hanno rivisto le modalità di compressione dei dati e consentito dunque nuove applicazioni per la genomica. Poco prima, a Calcinaia, in Valdera, sono stati inaugurati altri due nuovi parchi inclusivi, ma di questo parleremo meglio venerdì prossimo, sempre alle 21.10, sempre dopo il nostro TG della sera, su Telegranducato al canale 15 in tutta la Toscana.